Tutto parte da un'opera, Trasposizione, realizzata nel 2009 dopo il terremoto e piena di sentimenti ed emozioni. Un'opera che piace particolarmente al maestro Vittorio Sgarbi, che nota l'artista aquilano Giancarlo Ciccozzi e che lo lancia alla conquista di premi prestigiosi. Premio D'Annunzio a Pescara, premio Michelangelo Buonarroti a Lucca, premiato come artista 2015 e ultima in ordine di tempo la presenza alla Biennale del Senso della Materia a Grezzo con il maestro Guido Carlucci, che ha in animo anche di portare la Biennale tra 2 anni all'Aquila. Allora, la Biennale di Grezzo come conseguenza della scelta di Vittorio Sgarbi di portare l'opera Trasposizioni a Hollywood, Washington e New York nel mese di giugno. Qui a Grezzo ho portato Intreccio di anime colorate, che è appunto la conseguenza, diciamo, un'opera seconda rispetto a Trasposizioni, dove ho voluto un pochino rappresentare la parte più bella della città dell'Aquila dopo il terremoto, quindi non solo le magagne che ci sono state, ma anche i fatti realmente carini, belli di solidarietà aquilana, insomma. A luglio Ciccozzi volerà anche negli States per portare la sua Trasposizione a Hollywood e Los Angeles. Un successo importante non solo personale, ma anche per la città dell'Aquila, che compare, seppur non in modo sempre visibile, in tutta la sua arte. Ecco, c'è anche una proposta, quella di portare la Biennale all'Aquila fra 2 anni. È un'idea per ora? Una proposta, credo, realizzabile con un impegno, ci vorrà impegno. Grazie alla proposta fatta dal maestro Carlucci, che è attualmente il direttore del Museo Max di Grezzo, che con la sua ottima riuscita per quanto riguarda la Biennale del Senso della Materia di quest'anno è riuscito a portare più di 15-20.000 persone al piccolo paesino di Grezzo e la Valle Santa, soprattutto dovuta anche al fatto della visita a sorpresa del Pontefice Papa Francesco, che ha promesso di fare nuova visita nel mese di aprile, quindi nel periodo della Pasqua.